e apre adesso il filo diretto di Prima Pagina per intervenire e porre domande a Bruno Manfellotto, editorialista del settimanale L'Espresso. Chiamate il numero verde 800 050 333, SMS al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo primapagina.rai.it. Ecco, siamo qui per le domande degli ascoltatori. Sentiamo la prima. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Elena, chiamo da Pordenone. Prego. Allora, volevo intervenire con la mia esperienza personale. Io ho una figlia che è nata nell'85. Sì. E che adesso con il marito vive a Londra. Allora, quando è nata, con mio marito si diceva, questa bimba ha già sulla testa 25.000 euro di debito pubblico. Ed eravamo sotto il governo Craxi. Sì. Man mano che i governi si sono alternati, il debito sulla testa di mia figlia saliva. È salito per raggiungere a tuttora circa 35.000-38.000 euro. Sì. Allora, noi abbiamo sempre allevato nostra figlia e anche un altro figlio che comunque è rimasto in Italia, col fatto che avrebbero dovuto pensare a dover andare via da questo paese. Certo. E per lei è stato così. È pesante averla via, averla in Inghilterra in questo periodo è ancora più pesante, visto la Brexit. Certo. Ma devo anche dirle un'altra cosa, che mia figlia lavora da sempre, ha fatto un colloquio per entrare in una cooperativa sociale molto grossa di Londra e ha superato gli altri concorrenti, sì, tra virgolette, sì, inglesi, sì. Quindi non porta via il lavoro a nessun inglese, ma fa quello che gli inglesi nella classe media non sanno fare, perché, e questo non viene nemmeno spiegato molto bene, secondo me, la scuola in Inghilterra dalla Margaret Thatcher in poi è crollata, la scuola pubblica, sì. Quindi vengono occupati solo chi vengono fuori da prestigiose università private. Certo. E tutti i posti medi inglesi, gli inglesi non sono in grado, sì, di... Sì, ma ha perfettamente ragione, signora. C'è una grande ignoranza, sì, c'è, sì, una impreparazione totale. Allora io in questo periodo sento queste polemiche continue sul referendum. Sallustri che, come lei ha prima accennato, accusa il governo Renzi di far andare via i nostri ragazzi, quando i nostri ragazzi devono andare via per i governi molto precedenti, certo, per la colpa dei padri, se vogliamo. Certo. E resto esterrefatta, come un paese che io considero comunque ancora con possibili risorse e con possibili capacità di ripresa, possa nella sua classe intellettuale e dirigenziale creare delle notizie false, a volte non fuorvianti, semplicemente per il gusto della polemica e di mantenere il proprio stato di cuore delle persone. Guarda, io la ringrazio, l'ho fatta parlare un po' di più perché intanto per la testimonianza che ha portato, poi perché lei ha detto in modo mirabile, sinteticamente, come stanno le cose, cioè ha ricordato la situazione del debito in Italia, che è quella che pesa su questo paese. È inutile che ci giriamo intorno, la flessibilità, la Germania cattiva, no, è come una famiglia che appunto ha un debito da pagare e non riesce a onorarlo perché quello che incassa tutti i mesi di salario, di stipendio, non riesce a pagare i debiti che ha, e quindi su questo ha perfettamente detto. Ha detto molto bene anche sulla preparazione dei ragazzi inglesi. Io vedo anche degli SMS che contestano quanto io avevo detto poco fa, ma lo ripeto perché ne sono convinto, non solo per un fatto di convinzione, ma un dato obiettivo, cioè la scuola italiana, e questo è l'altro paradosso che ci dovrebbe far riflettere, rispetto a situazioni di altri paesi, prepara ancora bene i ragazzi, sia nel liceo sia nelle università. I nostri ragazzi, quando poi vanno nelle università straniere, non a caso, come è successo a sua figlia, si impongono, perché in Italia c'è ancora una scuola che nel complesso funziona bene, dà quello che dovrebbe dare, purtroppo non a tutti, ma questo si aprirebbe a tutto un altro discorso, però intanto questo succede. Come è vero anche che gli inglesi, ne faceva il caso degli inglesi, ma non sono solo loro, hanno bisogno di questi cervelli, di questa manodopera qualificata. Infatti non a caso
nelle misure che sta per prendere la Theresa May con la parola d'ordine prima ai nostri, prima agli inglesi, però ha tenuto fuori da questa polemica gli europei, perché sa che molte scuole europee, molti cervelli europei, compresi quelli italiani, sono utili alla situazione inglese. E l'altra cosa che pure dice, che mi trova concorde, è che purtroppo in questo paese, specialmente negli ultimi tempi, la polemica, sia essa politica e non solo politica, ma insomma il rinfacciarsi questa o quell'accusa, cancella i problemi di fondo. Io non a caso oggi ho dedicato un po' più di tempo a questa storia della fuga dei giovani, perché è un problema enorme, noi non ci rendiamo conto, perché non solo perché i figli se ne vanno e vanno a lavorare, ma perché levano ricchezza al paese e levano al paese la possibilità di crescere, di rinnovarsi, di andare meglio, di diventare competitivo con gli altri. Noi il meglio che abbiamo, cioè il meglio dei nostri figli, se ne vanno a lavorare all'estero, e questa è una cosa. Poi quello che è successo, qualcuno negli sms di stamattina mi ricordava pure, mi pare siglava GDF da Piacenza, mi ricordava anche l'emigrazione interna che continua in Italia, cioè che dal sud si va al nord, è tutto sommato lo stesso processo, adesso su scala internazionale. Il sud si è impoverito e il nord si è arricchito grazie alla manodopera qualificata o più o meno qualificata che dal sud andava verso il nord. Questo è un dato assolutamente obiettivo. Su questo tema poi ci sono veramente tanti messaggi, perché naturalmente tanti sono i figli e i parenti che sono all'estero e che sono tutti ascoltatori che danno conferma di questo, e ognuno porta la sua esperienza. Sentiamo un altro.